Ed in perfetta è un'applicazione su questo sito di un lavoro che io sto portando avanti da diversi anni, che è quello del The New Empire, che è un'epopea fantastica, trattata però attraverso un linguaggio storico e filologico. Chiaramente è un'epopea dell'inesistente proiettato nel futuro e quindi è una parabola sul possibile. Questa parabola sul possibile viene ad avere, diciamo, uno sviluppo di verosimiglianza attraverso la filologia, attraverso la coerenza scientifica, eccetera. In questo mondo rappresentato in questa epopea vi è una curiosa e magnifica al tempo stesso incontro tra la tecnologia, l'arte e la natura. E quindi i giardini della Minerva rappresentano in questo senso il luogo ideale, perché è un luogo dove si è misurato in qualche modo la sperimentazione umana, della scoperta, ma anche, diciamo, del trattamento attraverso l'uso della natura. Quindi rappresenta proprio questa fusione ideale tra arte, scienza e natura. E da questo incontro, diciamo, nasce nel Medioevo, diciamo, quella che noi poi abbiamo definito scienza, e questo è sicuramente uno degli emblemi di questo percorso, uno degli emblemi più significativi. Nella mia applicazione, diciamo, di questa epopea fantastica in questo mondo, ho adoperato in modo particolare degli specchi che riflettono all'infinito questa realtà, moltiplicandone quindi gli orizzonti e soprattutto creando un legame con l'acqua, con l'elemento acquatico che qui è molto presente. E su questo elemento acquatico, quindi su questo pantanale, su questo scorrimento del tempo, della storia, delle sue stratificazioni e anche delle sue possibilità future, ho immesso delle frasi di questo libro, di questo testo inesistente e dei frammenti di terracotte che rappresentano in modo, diciamo, spettrale questo mondo del futuro.